L'Organizzazione delle Nazioni Unite per Salve, sono una pietra nel muro della terrazza 23 nei pressi del villaggio di Saint-Saphorin. Mathieu, un garzone, mi ha collocata in questo muro 1000 anni fa. L'idea l'aveva avuta padre Pierre, non da solo, con i suoi colleghi, gli altri monaci. A loro era stato affidato il compito di produrre il vino per il vescovo di Losanna. Di fronte a pendii così ripidi bisognava trovare una soluzione: terrazze sostenute da muri, come quello di cui faccio parte. Mathieu e i suoi compagni costruirono i muri. Padre Pierre si occupava della vite. Da allora i muri si sono moltiplicati. In tutto sono più di 10.000 le terrazze e migliaia le scale costruite da Mathieu, dai suoi figli, dai figli dei suoi figli e dai suoi discendenti. Noi, pietre naturali, abbiamo una caratteristica importante. Siamo in grado di adattarci ai minimi spostamenti del pendio. I nostri parenti più giovani, i muri in cemento, sono molto più fragili e di sicuro non sopravvivono nemmeno un secolo. Io ho già alcune centinaia di anni alle spalle. Mi basta una buona manutenzione. Sono stata fortunata. I lavoratori e i vignaioli non solo si sono presi cura delle loro viti, ma anche di noi pietre. Hanno sempre saputo che il segreto del buon vino da queste parti è nei cosiddetti tre soli del Lavaux. Se alcuni sono soprattutto entusiasti del sole che illumina le terrazze, altri ritengono che il vino locale debba la sua forza ai raggi solari riflessi dalle acque del lago. Ma in verità, siamo noi pietre naturali a dare a questo vino il suo inconfondibile gusto. Accumuliamo il calore e permettiamo all'uva di maturare pienamente. Senza noi pietre qui regnerebbe il caos. Grazie a noi e ai viticoltori, questo paesaggio culturale vive e si perpetua. E adesso brindiamo con un buon bicchiere di Chasselas. Salute!